È meglio essere spiriti liberi e single? O fidanzati, amati e coccolati? La questione è di fondamentale importanza. E la risposta la troverete oggi su... Benvenuti nel botta risposta più epica della storia di YouTube, dove si scontreranno un branco di single contro un branco di... fidanzati. Fidanzati, eccoli qua. Branco di che? Non ho capito, siamo dei lupi qua. Ma fidanzati siete voi due, giusto? No, non siamo, non tra di no, in generale. Ah, in generale. Vai, single, dai, eccolo qua. Ma guarda che faccio, ci credo che sono single. Hai ragione pure te. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché se vi iscrivete, solo se vi iscrivete, avrete la ragazza dei vostri sogni ai vostri piedi stasera stessa. Se invece volete stare single, preferite stare single, la ragazza dei vostri sogni sarà il vostro materasso, quello che volete. Insomma, iscrivetevi al canale o la vostra mano, dicono. Sempre regia. Qualcuno sarà. Iscrivetevi con la vostra mano. Uscite un hashtag per questa sfida: soli e incompresi. 5 contro 1. E chi sono? Chi sono? La mia mano e il mio uccello. Prima di iniziare un quesito per chi ci segue da casa: c'è chi la notte dorme stringendo una bella ragazza, c'è chi la notte dorme stringendo un bel cuscino, trova il fidanzato e trova il single. Per essere singoli è la miglior cosa che ci possa essere in questo mondo. Questa è una domanda molto seria. Ma quando voi single mandate un messaggio alla vostra fidanzata e le scrivete: ho detto voi fidanzati, ho detto. Allora l'emozione, capito? Quando sono col mio ragazzo mi vergogno un po'. Anche lui si vergogna, si sta allontanando. Dai, amore, vieni qua. Dai, come vale? Amore. Vieni qua, braccetto, dai. Dai, amore, vieni qua. Quando voi fidanzati, no, scrivete al vostro ragazzo: grazie amore, non mi fate mancare niente, le corna sono incluse? Oh, queste corna. Ma voi invece siete single per scelta? Degli altri, no? Scelta o della vostra natura? O scelta della natura? Aspettando la principessa sul pisello. Arriva? Arriva o no? Il pisello c'è, ma non c'è la principessa. Forse lei non vuole venire sul pisello, no? Forse non ci vuole venire. Parliamo di San Valentino. Allora, cosa avete fatto voi e cosa hanno fatto loro? Ah, noi 14 febbraio, San Valentino, io ho festeggiato con la mia ragazza. 15 febbraio, festa dei single, avete festeggiato con mamma, eh? Con la mammina avete festeggiato. Ma che cacchio avete festeggiato? Allora, tu sei single, vero? Sì. No, fidanzato. Però è stato bello ricevere un bacio da lei nello scorso video, sì, vero? C'è ancora il rossetto. È meglio essere single o fidanzati? Fidanzati. Oh, bravo, ma che hai capito. Lui è un bambino, quindi la voce è la verità. Siamo sicuri che è un bambino? Guarda la borsetta. Ma però sei un gentiluomo. Perché vuole trovare la ragazza, capito? E quindi si sta portando avanti. No, cattivo qua, cattivo, cattivissimo qua. Intanto il vu compra il cazzo più grosso del suo, lui bianco ce l'ha così. Oh, e tu come ce l'hai? Mostracelo, come ce l'hai? Sei più nero di me, però sei un po' bassettino, eh. Se il tuo pisellino è alto come la tua statura, siamo messi bene qui, eh. Noi... La legge della L comunque. La legge della L. È vero nostra? Non è vera, non è vera. Il tuo ragazzo è vero. Sì, è alto 1,90, ecco, quindi non è vero. E non funziona, vedi? Sfattiamo questo mito, vale, sfattiamo niente. Questo mito. Sfattiamo. Sai perché sei così alto? Perché sono le corna che ti ha fatto la tua tipa che sono più lunghe di questo microfono. Ma ti tiro un'incornata secondo me. Come fai i terzi incomodo? Guarda la mia ragazza stasera. Abdullah, vieni a casa. Potete venire con voi, così fate terzo, quarto, quinto incomodo. Fai una cosa, tre incomodi, tre incomodi. No, cosa diciamo, io... Cosa tre niente? Cioè questo, scusa, ma cosa tre niente? È inutile che ridete. Siamo pronto? Pausa tattica. È l'escort, è l'escort. È l'escort. Non è l'escort. L'abbiamo sgamato. Chiama qua. Simone, doveva venire qua, ma c'è pacchetto. Chissà perché si chiama Simone. Non è la mia ragazza Simone. Qui un marocchino mi ha detto che ha saputo riconoscere la borsa falsa. Cos'è, il tuo tipo non ti sa, sa comprare le robe vere? L'ho comprata da sola insieme a questo. Ah, tutto tarocco, ti hanno dato tutto il kit. Se vuoi andiamo alla Louis Vuitton, visto che qua andiamo vicino. Mamadou, secondo te, dimmi. Nostro zio, le vende queste cose? Le vende? Sì che le vende. Ecco, secondo te questo è originale? No, che non è originale. Così è! Così è! Così è! C'è una bella differenza tra single e fidanzati. Qual è? Noi ogni giorno riceviamo il buongiorno e la buonanotte. L'unica cosa che ricevete voi è la ninna nanna dalla vostra mamma. Diciamolo, è così. A parte che, oh! Coso, ma come facciamo in camera a letto? Quando si spengono le luci che non ti si vede, come si fa? Tranquillamente. Bello grande, però non si vede, eh. Non si vede, ma lo sente. Bello forte. L'ha detto, ragazzi, l'ha detto. L'ha detto.
Questa è rivolta a tutti i single, no, che prendono un animale da compagnia. Ma se non c'è nessuno che vi vuole sulla faccia della terra, non costringete un povero animale innocente. Bruh. Noi costringiamo gli animali, ma tu le ragazzine delle elementari. Delle elementari. E i tuoi coetanei non mi interessano, vai tranquillo. È meglio essere single o fidanzato? Ma che è molto meglio essere single? Perché? Per no. Tutti single, vita. Io basta, c'è il single. Oh, sai perché? Perché vuoi chiamare di più. Il quesito è questo. Vai, qual è? Meglio single o fidanzati? Guarda quanti siamo, voi siete due, a caso. Ma la verità è che siete solo dei single, forever alone. Sentite sempre, sto bene single, poi siete iscritti a 24 siti di incontri e chiedete di uscire perfino uno scaldabagni. Diciamo la verità. Ok, è arrivato il nostro ritardatario di fiducia, doveva venire qua mezz'ora fa, però vabbè, ormai a parte troppo. Che con sto cappuccio, sti capelli ci credo che è single, cioè ragazzi. Oh. Neanche gli occhi comunque. Questi capelli... Bologna mi conosce, rimarco quanto più di te, sicuro. Ma sei singolo o fidanzato? Io sono singolissimo. Ah, singolissimo. Bologna ti conosce? Che ti conosce, che io non so chi tu sia. Esattamente. Ma dillo, perché è meglio essere single che fidanzato? Vai. Posso dire la verità, fidanzati non potete andare in discoteca, c'è sempre quel ragazzaccio come te. Lavoro in discoteca e sono fidanzato. Ma chi comanda tra voi due? Tu, visto che fai quel cazzo che vuoi. Io vado in discoteca, posso uscire quando voglio. E ragazzi, non puoi uscire con gli amici. Dove siamo? Non sei in prigione. In discoteca, cioè, io ci vado con la mia ragazza. Tu invece ci vai, ti bevi due drink, ti porti a letto una tipa, poi ti svegli. Era un sogno. Diciamolo. Pier, ti faccio entrare nei MDM, ci nuoti dentro, da quanti ragazzi ci sono. E tu ci nuoti nei nostri video, da quante ragazze ci sono. Le uniche ragazze che vedi nella tua vita sono quelle sui video porno e quelle sui video su Pirlas. Per tu vai in discoteca con la tua ragazza, lui va in discoteca e ce ne ha 5 attorno. Se non avessi Ricci sarei il pelato di Brothers, te lo dico subito. Dai, cosa parli, Olaos? Con la faccia che c'hai, certo che la ragazza non ce l'hai. Il problema è che non si vede neanche la faccia, è meno male. Si vede, è meno male, dici. Allora, con o senza faccia, le tipe le faccio. Parli. Com'è vedere una donna da vicino? Com'è vedere una donna da vicino? Ah, questo è la targa della macchina. G.B.O. Oh, dai, no, è la marca che costa più di tutti i vestiti che ho. Marocco, vestito tarocco. Ti correggo, tunisino. Tanto. Io sono single. Non i capelli, lui certo che è single, dai. Tu sei gap, togliamo quella P, mettiamo una I lunga e facciamo gay, che ti appartiene di più. Pirla svu, togliamo la V, diventa Pirla allora. Io sincero, preferisco essere single che fidanzato. Non sei legato, non puoi, ti ricordi? Single puoi fare quello che vuoi. Tu puoi andare dagli amici, non puoi andare... No. Tu singola vita. Tu singola vita. Non c'hai illusioni, Io non ho opzioni. Com'era? Con quei capelli bubu col panzone, ci credo che siete single, dai, impegnatevi, su. È vero. Pia. Lo vuoi il microfono più lungo? Lo facciamo subito, E non lo voglio tenere, Questi single sono tanto agitati, no? Sì. Noi fidanzati siamo così tranquilli perché abbiamo le palle svuotate, invece voi ancora tutte piene ce le avete, La ragazza che svuoti qui a questi single! State più di noi! C'è un cavettone ancora! Aspetta, te lo tiro in faccia, anzi no, a tua mamma! Per farti il tipo devi fare i video, eh? Ascoltami. Martino, tua mamma gli fa un pompino. Siamo di Martino, per farti il tipo devi fare braccio schiaffo. Io non c'è bisogno, scrivo chi in centro oggi senza un video. Chi ti incula? Di Martino, non sei bravo a fare dissing, torna a fare video, per favore. Torna a fare video, stiamo facendo video adesso. Fuori, per favore. Samuele, aggiusta quei denti, poi parliamo. Mi sa che ti aspetta bello figo a Burger King. Vai. È il cliente abituale del Burger King. Vado sempre a Burger King. Non mi rende freddo, aspetta che chiamo tua mamma, che così mi viene a riscaldare. La mamma a casa a cucinare, non ha tempo per te. Tu dici sempre tua mamma. Tu la mamma non ce l'hai. Grazie, a parte tutte queste sono un argomento che prendiamo in maniera ironica, si scherza, non vi offendete, scrivete voi nei commenti se è meglio essere single, fidanzati, scrivete perché, perché io voglio sentire ancora una valida ragione perché è meglio essere single, che non l'ho sentita oggi. Per sapere il nome di questi due personaggi, facciamo una foto su Instagram, c'è la Pirla svu, e vedrete il nome di questi personaggi, vedrete le foto che mi hanno caricato in questo momento, vedete i loro tag, chiudi la telecamera.